Oh, finalmente, finalmente è arrivato il momento di tirare le somme su Vampire. Vampire, il nuovo titolo dei ragazzi che hanno sviluppato e che stanno sviluppando tuttora Life is Strange. Ma mi è piaciuto? Te lo dico dopo la sigla. Ve lo dico fin da subito, ragazzi, Vampire ha avuto dei momenti di alti, parecchio, e svariati momenti in cui andava veramente verso il basso, molto. Quindi è un titolo che si lascia giocare tranquillamente, ma che dovete prendere solo ed esclusivamente se tutte quelle caratteristiche che rendono il titolo unico vi piacciono, oppure no. Ma andiamo con ordine. Il titolo ci porta in una Londra del 1900, una Londra che è devastata da tutte le malattie che stanno prendendo questa città e devastata dal fatto che ci sono questi vampiri che stanno ogni notte uccidendo tante persone, chiaramente per sfamare la loro sete di sangue. Noi siamo il protagonista appunto del gioco, ci si sveglia durante una notte e si risveglia dopo la sua morte e si ritrova un vampiro. Non vado altro a spiegarvi della storia perché è molto semplice, entrare nella fase spoiler, però vi basti sapere che il titolo, fin da subito, a livello narrativo è molto molto interessante ed è molto molto bella la gestione che ha il titolo sulla questione dei dialoghi e la difficoltà del titolo. Perché? Durante tutto l'arco del gioco avremo la possibilità di migliorare il nostro personaggio per rendere più facile il gioco. Cosa molto interessante che hanno sviluppato i ragazzi di Dontnod è stata che per facilitare il gioco dobbiamo accumulare punti esperienza. Questi punti esperienza si accumulano sia completando missioni e sconfiggendo nemici, ma si possono accumulare molto più facilmente andando ad uccidere e a mangiare i vari cittadini che ci sono all'interno di Londra. Però cos'è che ci rende, che va a fermare questa nostra sete di sangue? Il fatto che ogni cittadino di Londra che andiamo ad incontrare ha una sua storia con dei suoi segreti che possono poi far partire anche delle missioni secondarie. Di conseguenza questa è una feature, che vi rende continuamente dubbiosi sul voler uccidere o no una determinata persona. Poi sta a voi chiaramente magari il totale disinteresse nelle missioni secondarie, nei segreti di tutti i personaggi, andare a rendere il gioco semplicissimo e di conseguenza riuscire ad uccidere, mangiare tutti quanti e avere il gioco molto più semplice. Attenzione però, perché non è che dall'inizio possiamo prendere e uccidere uno dei personaggi principali del gioco. No, quello non lo possiamo fare perché dobbiamo avere una determinata capacità che si sblocca piano piano andando avanti nelle missioni principali. Questa è una meccanica che mi è piaciuta da impazzire, perché facendo così rilanciamo al giocatore la voglia di sfida o no. È un ibrido quasi perfetto sul saltare a piedi pari quella voglia di scegliere tra facile, difficile o medio che si trova in quasi tutti i giochi ormai che siamo abituati a giocare. Quindi questa è stata una scelta che mi è piaciuta davvero davvero tanto. Cosa che mi è piaciuta un po' meno purtroppo è il livello tecnico del titolo, perché ragazzi, io l'ho giocato su Xbox One e vi posso assicurare che giocare un titolo del genere su Xbox One e vedere nel 2018 dei cali di frame incredibili con delle texture in bassa definizione per svariate e svariate parti di gioco, vi assicuro che non è bellissimo, soprattutto perché il prezzo d'ingresso per il titolo sono i canonici 60 o 70 euro, adesso non ricordo perfettamente, comunque il prezzo pieno. Quindi capisco tutto, è un team piccolo, per carità di Dio, però 70 euro per un titolo che su Xbox One liscia, è vero, non ho la X, però scatta
a continui caricamenti mentre giochiamo, quindi improvvisamente vi ritroverete che il titolo si blocca, vi compare la scritta caricamento e dovete aspettare che finisce il caricamento e poi riprendete a giocare, con delle texture non proprio al top. Diciamo che a livello tecnico è molto impegnativo riuscirlo a scegliere come gioco da mostrare a qualcuno. C'è però da dire che artisticamente e stilisticamente hanno fatto un lavoro meraviglioso, perché tutta la riproduzione di Londra, tutta la riproduzione dei vampiri, il mondo che sono riusciti a creare all'interno di tutta questa, di tutto questo mondo immaginario che loro hanno messo in piedi è davvero credibile e sono riuscito a riprodurlo in maniera eccellente. Altra cosa che il titolo riesce bene nel suo intento è la formula del semi-open world mischiata a un sistema di combattimento non proprio brillante ma più che funzionale, perché il titolo si pone come un GDR a stampo classico, con dialoghi a scelta multipla, con possibilità di approfondire praticamente qualsiasi cosa vogliamo all'interno del mondo del gioco, e ci accompagna con la possibilità di andare dove vogliamo, svolgere missioni secondarie, primarie, eccetera, 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 con la gestione anche di un inventario classico proprio dei GDR puri, accompagnato però da questo stile di combattimento molto frenetico e abbastanza tattico, che riesce ad appagare quasi sempre per tutta la durata del titolo. Certo, anche qui i problemi tecnici si sentono, e quando ci ritroveremo magari in situazioni un po' più complicate o un po' più piene di dettagli, il titolo, ragazzi, scende sotto i 30 con una facilità incredibile. Proprio ieri ho fatto un aggiornamento di 7 giga del titolo e sembra vada un po' meglio, però non me ne sento ancora di dire che hanno risolto tutti i problemi, no. Quindi nel complesso Vampire per me è un gioco che lascerà parlare di sé per tanto tempo, non sto scherzando, secondo me sarà uno di quei titoli che forse tra 10 anni lo ricorderemo per alcune scelte che hanno fatto gli sviluppatori. Primo tra tutto appunto è questa possibilità di andare a migliorare o a modificare la difficoltà del gioco direttamente in game facendo semplicemente qualche passo. Ciò che purtroppo non riesce a rendere il titolo memorabile come avrei voluto è sicuramente il livello tecnico, che purtroppo è indietro rispetto alle produzioni a cui siamo ormai abituati a convivere giornalmente. Certo è che comunque ve lo consiglio al 100% se avete già apprezzato titoli di questa taratura, quindi preparatevi a un GDR classico con alcune scelte molto azzeccate da parte degli sviluppatori, con un comparto tecnico da rivedere. Siete convinti di ciò? Allora ok, prendetelo ad occhi chiusi e non ne rimarrete scottati. Per il resto pensateci un pochino. Per questo era tutto, fatemi sapere se lo avete giocato, se vi è piaciuto e se non vi è piaciuto, ovviamente qui sotto nei commenti. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, grazie ancora, vi ricordo iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!